Vanessa Lani è la nuova direttrice della rete museale della Via Flaminia, che mette in rete 7 comuni: Qualifano, Cantiano, Cagli, Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone ed Acqualagna. Lani, che presterà il suo incarico per un anno e mezzo, durante la presentazione ha tratteggiato la sua visione e quelle che sono le idee per lanciare questa sinergia tra soggetti istituzionali. È un ruolo importante, cerchiamo di portarlo avanti ponendoci degli obiettivi sia a breve termine che a lungo termine, e sicuramente per aprire le porte di questi musei, che sono dei musei del territorio, proiettati sul territorio, per cercare di valorizzare quindi il museo stesso, ma anche tutto il territorio che li arricchisce e che hanno intorno e che rappresentano questi musei, perché sono principalmente musei archeologici. Infatti il progetto si chiama Flaminia Romana ed è un progetto che nasce proprio per valorizzare tutte le aree archeologiche lungo la Flaminia e i principali luoghi della cultura che sono posti lungo la via Flaminia. Quindi sulla scia di questo progetto abbiamo incanalato una serie di iniziative che sono a breve termine, eventi principalmente, già cose che sono state anche portate avanti, ma obiettivi anche a lungo termine. Per esempio quello che ci piacerebbe creare è quello di un cammino che unisca i vari punti, i vari musei, toccando tutti i luoghi archeologici che sono strutturati e ben visibili lungo la via Flaminia, creando nei musei proprio degli hub culturali, dei punti di interconnessione che uniscano il museo stesso al territorio. La neodirettrice ha poi aggiunto che si inizierà subito con una strategia comunicativa integrata, poi con lo studio di un nuovo logo e della bigliettazione unica con orari di apertura allineati. Presenti alla conferenza il dirigente del settore beni e attività culturali della Regione Marche, la soprintendenza e i responsabili dei vari comuni coinvolti, tra cui anche quello di Fano, comune capofila dell'iniziativa. Abbiamo partecipato a un bando della Regione Marche e l'abbiamo vinto e abbiamo nominato un direttore di rete dei musei che mette insieme 7 comuni, 7 musei di questi comuni, e in più mette in rete anche tutte le aree archeologiche di questi comuni. È molto importante perché avere una professionalità che sovrintende alle bellezze archeologiche e monumentali del nostro territorio in rete sulla specificità della via Flaminia è la soluzione che potrebbe essere davvero determinante per avere un territorio unito. Altrimenti il frazionamento che c'è tra le varie amministrazioni e tra i vari comuni risulta sempre difficile da superare. Quindi noi siamo ottimisti e siamo contenti che la svolta sia individuata attraverso la professionalità.